sono Giada, siamo nel mio laboratorio a Così Limone Cuore di Napoli, Giada Take. E vi ringrazio per i tanti complimenti ricevuti per le videoricette che già sono uscite, avete visto. E oggi vi parlerò di una ricetta vegana, perché in tanti mi avete chiesto un dolce per i nostri amici vegani. E in più sarà anche una ricetta tra virgolette light, perché utilizzeremo tutti ingredienti non raffinati, quindi farina integrale, zucchero di canna grezzo, e spero vi piaccia. Per preparare la pasta frolla vegana vi darò le dosi esatte questa volta, e utilizzeremo 500 g di farina integrale, 250 g di zucchero di canna, 140 g di olio di semi di arachide, 125 g di acqua, 12 g di lievito e la buccia grattugiata di un limone, mi raccomando, biologico, lavato bene, disinfettato, eccetera, eccetera. Le dosi che vi ho fornito sono per una crostata da 25 cm di diametro, 25-26 cm di diametro, oppure potete fare anche una quarantina di biscotti in pasta frolla sempre vegana. Allora, il primo passaggio è partire dai liquidi. Quindi noi adesso verseremo olio e acqua ai nostri liquidi in una bolla e li misceleremo con lo zucchero. Ed è anche il momento dove aggiungere gli aromi. Io in questo caso utilizzerò un po' di buccia di limone, come ho detto prima, grattata. Allora, l'olio, l'acqua, andiamo ad aggiungere lo zucchero. Io in questo caso ho utilizzato zucchero di canna e farina integrale, però nulla vieta che potete realizzarla anche con la farina normale e lo zucchero semolato normale. E un po' di scorzetta di limone. Qua con gli aromi ovviamente vi potete divertire, arancia, vaniglia, quello che prediligete. E andrò a miscelare con una frutta. Una volta che lo zucchero si sarà ben sciolto, andremo ad aggiungere la nostra farina, un poco alla volta. Vi voglio ricordare che il lievito si aggiunge nella farina. Ad un certo punto vedete che adesso si accorpora sempre di più, sarà necessario cambiare utensile, quindi prenderemo una marisa, espelleremo l'impasto che c'è all'interno della frusta, e per chi ce l'ha passeremo a lavorare un poco con la planetaria, con la cappa. Per chi non ce l'ha, ovviamente sempre il solito discorso come le nostre nonne con le braccia. Il nostro impasto sta lavorando ed è quasi pronto. Vi voglio ricordare che il lievito si aggiunge nella farina, quindi quando versate la farina ovviamente contiene già il lievito all'interno. Il nostro impasto adesso, come vedete, si è accorpato, è pronto, quindi spegneremo e lo lasceremo riposare in frigorifero per una mezz'oretta e poi sarà pronto per essere lavorato. Ragazzi, ecco il nostro impasto della frolla vegana, guardate già quanto è bella, soda e compatta. Adesso la impellicoleremo e la lasceremo riposare nel frigorifero. Dopo aver fatto raffreddare e riposare la nostra pasta da frolla in frigorifero per una mezz'oretta, siamo pronti per stenderla e realizzare la nostra crostata vegana. Ovviamente cospargerò il piano di lavoro con un po' di farina e procederò col mattarello. Se non disponete di questo di silicone va bene anche un mattarello in legno. Lo spessore a cui dovrò stendere dovrà essere di circa 4 mm. Rotolerò la mia pettola di pasta frolla vegana sul mattarello. Ovviamente sul ruoto, prima di riporre la pasta frolla, ho imburrato, infarinato il ruoto, ho spruzzato un po' di
staccante. Dopodiché procederò in questa maniera, con molta delicatezza per evitare che la mia pasta frolla vegana si rompa. Poi mi posso aiutare con un coltello oppure fare una lieve pressione sui bordi per tagliare l'eccesso di pasta. In questa maniera, oppure utilizzare un coltello. Ecco qua. Un poco vado ad appianare per renderla anche esteticamente più carina. Adesso è pronta per essere infornata. Andrò in forno a 180 gradi per un quarto d'ora, massimo 20 minuti se il forno è freddo. Però io adesso questa la farcirò con una marmellata già pronta di fragole, una confettura. E quindi che cosa faccio? Invece di fare le strisce e infornare tutto insieme, andrò a realizzare un disco, così da darle anche un aspetto un po' più moderno a questa crostata. Sempre un po' di farina sul piano di lavoro per evitare gli appiccichi. Questa è una frolla che ha una consistenza davvero fantastica. Poi, come vedete, non ci sono prodotti raffinati all'interno perché ho utilizzato farina integrale e zucchero di canna, quindi anche per i più cosiddetti fissati, palestrati e che mangiano sano, è un dolce che è l'ideale. Adesso mi andrò a ritagliare un disco un centimetro più stretto rispetto a quello del ruoto della crostata. Disco di acciaio col quale mi vado a tagliare il coperchio della crostata. Se non ne disponete potete aiutarvi con un piattino e rifilate col coltello il contorno, un piattino della frutta, dei dolci, eccetera. Per renderla ancora più carina posso anche andare a incidere quello che mi pare, dei cuoricini, dei fiorellini, delle stelline, insomma uno stampo di cui disponete, e quindi risulterà poi bucato il coperchio e con l'interno ci potrò fare dei biscottini che vado ad allegare alla mia crostata. E adesso siamo pronti per infornare il tutto. Vado ad effettuare dei buchetti con una forchetta all'interno della nostra crostata, perché comunque abbiamo utilizzato un poco di lievito, quindi ovviamente tenderà a gonfiare, per evitare che si facciano bolle, rigonfiamenti antiestetici, anche diciamo che ci possono dare problemi poi per la farcitura, vado a fare questi buchetti. Poi passerò il ruoto in teglia e farò la stessa cosa con il mio coperchio, sempre delicatamente, però vedete che bella consistenza, non si muove proprio. Ovviamente anche con questa parte di impasto che residua potete divertirvi, fare dei biscotti, delle ciambelline, buttate tutto quanto in forno, però state bene attente, sempre più o meno lo stesso spessore, se no avranno tempi di cottura diversi. E adesso vado ad infornare. Minuti a 180 gradi. Ok ragazzi, dopo circa un quarto d'ora la nostra pasta frolla vegana sarà cotta, un quarto d'ora, 20 minuti anche qui, poi dipende sempre dai vostri forni, come già vi ho spiegato nelle altre video ricette. Ovviamente ogni forno è un discorso a sé, sia per temperatura, sia per tempistica, sia se è meglio ventilato o statico. Io che ho un forno a gas che non è troppo potente, come ho già spiegato, lo utilizzo in versione in modalità ventilata, però ovviamente valutate in base al vostro forno che potrebbe seccare troppo il prodotto, quindi dovete fare delle prove e l'esperienza vi aiuterà a capire qual è la tempistica e la metodologia di cottura ottimale per il vostro forno. Ecco qua, vedete come sono belli? La nostra pasta frolla vegana. Io mi sono divertita, ho fatto più biscottini
adesso per sformare e farcire la nostra crostata dobbiamo aspettare pochi minuti che la pasta frolla si raffredderà, la potremmo sformare dal ruoto e farcire. Io utilizzerò una confettura di fragole, però qua vi potete divertire in base ai vostri gusti e utilizzare la farcitura che più vi piace. Una volta che la nostra crostata si sarà raffreddata, passiamo ad un momento un po' delicato perché la dobbiamo sformare dal ruoto. Io mi aiuto un po' con l'ausilio di un coltello molto appuntito e comincio a scostare la frolla dai bordi. Faccio una lieve, proprio una lieve pressione. Dopodiché andiamo a togliere prima il disco esterno e la posizioniamo su un vassoio. E sempre con l'ausilio di un coltello molto appuntito, vado a scostare il fondo del ruoto, sempre in maniera molto delicata, stando bene attenta a non rompere la frolla. Ecco qua. Il ruoto che mi ero preparata da questo, quello dei biscottini. E adesso lo andrò a farcire con la mia confettura di fragola. Una spatolina mi aiuterò ovviamente, mettiamo un altro poco. Se ai miei amici piace tanto la confettura di fragola, ecco qua, andrò a riporre il mio coperchio. Vi piace? Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta questa ricetta.